Buon lunedì, buon inizio settimana, sono Maurizio Polli, educatore consulente finanziario, benvenuti a Economicamente. Iniziamo anche con le puntate speciali, con le interviste speciali di professionisti e del territorio. Ho il piacere di avere qui come ospite l'amico, avvocato Danilo Griffo, che è in collegamento con noi. Benvenuto avvocato, buongiorno. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti i telespettatori. Buongiorno, buongiorno. Lo troviamo così, una nota piccola, così non si deve fare in diretta TV, siamo in diretta sul canale Sky 810 e in streaming www.weltv.eu, anche sulla pagina della TV www.weltv.eu, siamo già in diretta streaming. Troviamo l'avvocato leggermente, non al 100% delle sue potenzialità fisiche, perché sì, sta tornando, rivelo questo scoop, si è sposato avvocato, auguri avvocato, auguri. Grazie Maurizio. Grazie. Alla moglie, che sta, è in dolce, diciamo, possiamo anche dire questa cosa, in dolce attesa, l'avvocato ha già un erede. Tutto insieme mi fa l'avvocato nel mese di luglio, compleanno il 21 di luglio, auguri, felicitazioni per il matrimonio e tanti auguri per i figli. Ah, potremmo chiudere qui la puntata perché la vita privata dell'avvocato l'abbiamo già messa in piazza. Comunque, a parte le cose che sono di colore, ma importanti, perché la vita privata è importante, anche se lui dedica moltissimo tempo e abnegazione ai suoi clienti, li segue soprattutto dal punto di vista professionale. Imprese, imprenditori trovano nell'avvocato Griffo un valido scudo dal punto di vista di protezione, dal punto di vista di rinascita, anche dal punto di vista di risollevarsi da situazioni complicate, che sembrano complicate, ma legge alla mano, diritto alla mano, l'avvocato riesce a trovare delle strade, vero Danilo? Ci proviamo Maurizio, ci proviamo. Ci proviamo, però vedo che molte tue cose, sentenze che seguo, eccetera, che ogni tanto noto sui social, fanno anche un po' di giurisprudenza. Vedo dei fatti concreti, vedo delle situazioni che riesci a risolvere, questo è importante. Ma innanzitutto non utilizzerei mai il singolo pari, noi siamo una squadra molto, molto nutrita e quello che si riesce a fare, i risultati che si riescono a raggiungere sono sempre i risultati della squadra, mai del singolo. Io devo molto ai miei colleghi di studio, uno perché mi sopportano e quindi questo non è cosa da tutti, e due perché con il loro professionismo e la loro abnegazione hanno sposato la causa, oggi come oggi, questo di lavoro in questo comparto, cioè quello dell'assistenza alle aziende, non è un lavoro ma è diventata una vocazione vera e propria. Siamo in un momento storico in cui le imprese, soprattutto che sono il motore del nostro paese, vivono una grande pressione, un grande stress dal punto di vista sia economico, finanziario e giuridico, perché a mio parere non vi è una normativa che tuteli efficacemente il tessuto imprenditoriale del nostro paese, quindi oggi gli imprenditori che lavorano in Italia sono, io dico che sono degli eroi, perché comunque riescono a farcela malgrado tutte le difficoltà e la quasi assenza di concreti dal punto di vista normativo anche italiano. Parlo di regime fiscale, parlo di una serie di altre cose che poi si riflettono sul buon andamento del tessuto del mercato nostrano, ecco. Questo che stai dicendo è molto importante, è realtà, è territorio, è imprese, perché... Ah, va bene, se puoi abbassare appena, mi dicono dalla regia, scusami Danilo, il tuo microfono, il volume, perché c'è un piccolo ritorno, tutto qua Danilo, appena, grazie. Funziona meglio così? Sì, funziona meglio. Dicevo che hai fotografato esattamente la situazione economica di adesso, i giornali parlano già... Adesso siamo a fine di luglio, ma di un settembre, ottobre, novembre abbastanza delicato per le imprese. Si parla di oltre 100.000 imprese che troveranno difficoltà serie dal punto di vista imprenditoriale. E parlo delle medio-piccole, parlo poi anche della situazione di tutti i mutui che sono stati garantiti dallo Stato con la garanzia statale e messi in piena pandemia, che partono non più... diciamo solo la rata degli interessi, quindi, ma parte anche la rata in conto capitale dopo 2 anni, quindi partiranno questi mutui e molte aziende non sono pronte, non sono strutturate per
sostenere questa pressione, come dicevi tu. Tu parli dei mutui sospesi durante la pandemia, giusto? Esatto, mutui sospesi, ma anche tutti i mutui fatti con il preammortamento che ci sono di Ah, 24 certo. mesi che c'era, che adesso però a settembre viene a scadere questo preammortamento e partiranno le rate più interessi. Quindi molte aziende si troveranno, io parlo dei 30.000, non sto parlando dei famosi Certo. 30.000 per intenderci. Diciamo che è un po' il sistema che non ha retto, non ha funzionato come si deve in questo momento. Basti pensare anche agli anticipi, ai fondi per il superbonus e alle 33.000 aziende che rischiano il fallimento in questo momento perché sembra che sia tutto bloccato. Quindi uno Stato che ti dice fai il lavoro, io ti do i soldi e poi dopo i soldi finiscono, mettendo a dura prova e a rischio l'esistenza di migliaia di aziende, questo è un qualche cosa al quale bisogna trovare una soluzione, perché il mercato, il cuore non è ripartito, malgrado i colpi flebili di defibrillatore, ma questo poi è il malfunzionamento di un sistema evidentemente orchestrato non benissimo e eseguito peggio. Bisogna trovare inevitabilmente una soluzione, perché alla flebile ripresa che poteva arrivare dopo la pandemia, io dico dopo la pandemia, ma la pandemia non è ancora mica passata, perché noi abbiamo ancora oggi a che fare, ecco, noi ci vediamo da remoto anche per questo, per evitare il rischio di contagi, no? E quindi vuol dire che in realtà il rischio pandemia non è realmente passato. Io Non è però passato. Sì, sento la mia voce che c'è un po' di ritorna. ritorno, c'è un po' di ritorno. Io sento, è corretto quello che hai detto, Avvocato Danilo, nel senso che la pandemia non è passata, lo leggiamo tutti sui giornali, viviamo come se fosse passata, ma dal punto di vista anche della ripresa economica cominciamo un po' a zoppicare. Tutto quello che serviva, sappiamo benissimo, materie prime, tutto quello che è l'aumento dei costi energetici dal punto di vista e l'ombra della guerra che sembra lontana, ha tirato un bel freno a mano per le imprese. Quindi tutto questo insieme, questa tempesta perfetta, si sta preparando per arrivare a settembre. Quindi anche. Perché, esatto, molti economisti parlano di un problema se potrebbe scoppiare e arrivare al suo culmine a settembre, spettro di un colpo di coda brutale della crisi non è affatto peregrino. Io credo, come ho sempre sostenuto per la verità, che il vero incentivo per far ripartire il motore italiano, a mio parere, onestamente, non credo sia nemmeno in interventi come superbonus, eccetera. Dall'altro lato abbiamo aziende che stanno pagando oggi le tasse che erano state rinviate nel 2020 per le questioni della pandemia, insieme alle tasse ordinarie, ma anche professionisti, carezza, nessuno so, però non potendo contare su una ripresa che in effetti non c'è stata come doveva effettivamente esserci. Qui un vero intervento all'editore sarebbe, a mio parere, una deflazione della pressione fiscale, almeno nel periodo della pandemia, perché come succede poi storicamente ai grandi cataclismi, no? Questo avrebbe certamente dato più liquidità alle aziende e gli avrebbe potuto avere un bene finanziario al quale rifare in un momento buio come questo. Tutto questo non è stato. Da parte dell'Agenzia delle Entrate, poi c'è stato uno tsunami di esecuzioni, poi sono ripartite subito dopo il semaforo verde dell'esecuzione post-interruzione via, e quindi questo certamente non aiuta perché si vive in un regime, dico, normativo ed esecutivo particolarmente mozzafiato per le aziende, e quando non c'è liquidità, caro Maurizio, non c'è possibilità di guardare al futuro. Gli interventi Vedi, devono essere alleggeriti. hai ragione caro Danilo, perché quello che stiamo ospitando qui, oltre alla tua esperienza professionale di altissimo livello ormai nel tuo settore di assistenza alle imprese, abbiamo fatto parlare anche gli imprenditori, medi e piccoli, e tutti riportano quello che stai dicendo tu, l'insostenibilità, la leggerezza del sistema fiscale, che non, seduti a tavola, c'è un ospite che vuole dal 50 al 60% di quello che tu fai, lo vuole, anche se lo rimanda, come è successo nel momento della pandemia,
ma adesso si è risieduto a tavola e vuole sedersi con i commensali e vuole mangiare anche lui dal punto di vista operativo. Quindi grande pressione, grande situazione di disagio anche dal punto di vista, perché hai detto giusto, gli imprenditori sono degli eroi, ma sono lasciati soli. Ecco perché la figura importantissima di avere uno studio di avvocati, come hai detto tu, e ti faccio un plauso, perché tu, non tutti sono così, parlano della squadra, della tua squadra, del tuo team, che conosco, che apprezzo, che sono la vera punta di diamante, perché da soli, in un mondo così complicato, hai sottolineato bene, non si va da nessuna parte. Poi guarda Maurizio, il punto di base è anche questo, perché non solo, come diceva, è un impianto normativo che non aiuta l'imprenditore, ma perché l'imprenditore in questo paese è anche un eroe? Perché poi nel momento in cui l'imprenditore già in una situazione molto difficile, iniqua rispetto a quella degli altri competitors, degli altri paesi, in un mercato che comunque si proclama come quello in cui gli interlocutori possono venire nel nostro mercato rilevante a condizioni di partenza diverse, più vantaggiose nostre, e noi non possiamo andare nei loro mercati perché abbiamo un appesantimento di partenza anche dal punto di vista fiscale non indifferente. Quindi già in una situazione di particolare svantaggio. Quindi un mercato unico iniquo punto di vista che crea differenze ontologiche. A parte questo, poi nel momento della difficoltà il socio di maggioranza di ogni impresa, cioè lo Stato, non interviene a effettivamente gestire la posizione dei propri soci di minoranza. E poi c'è anche un altro aspetto: nel momento in cui l'imprenditore non ce la dovesse fare, restare con la testa fuori dall'acqua, dovesse poi fallire, dal punto di vista poi processuale, siamo molto spesso ad una reale caccia alle streghe per trovare la responsabilità dell'imprenditore, magari la responsabilità patrimoniale della società. Anche al creditore bisogna colmare il problema della debitoria aggredendo quanti più patrimoni è possibile, ed ecco allora che si vanno a cacciare anche i patrimoni privati. Noi ne parlavamo l'altro giorno, Maurizio, abbiamo ottenuto su Milano una sentenza di assoluzione di un nostro cliente che era stato aggredito dalla curatela amministrativa di un'azienda che era fallita e vi era una di risarcimento di 7 milioni. Poi è venuto fuori che ovviamente alla fine del processo il nostro cliente è stato assolto, però ha rischiato ed è un giovane imprenditore del nostro territorio, circa 35 anni, ha rischiato di rovinarsi. E perché c'è una faciloneria nel sottoporre a processi così gravi, così pregnanti, così devastanti, che poi, a parte l'aspetto penale, anche quello civilistico significava sostanzialmente fare in modo che questo ragazzo non avesse mai potuto avere più una seconda possibilità. Così come sempre in materia fallimentare, con un'azione di responsabilità quest'anno da parte della curatela, con un nostro cliente, si sono 2 milioni di risarcimento danno, cioè solo per responsabilità amministrativa, e poi è verificato alla fine del processo se la responsabilità era di circa 100.000 euro, cosa che poi è stata prontamente ripianata anche. Però voglio dire, parliamo di azioni che avrebbero potuto compromettere definitivamente l'esistenza di giovani imprenditori. Tutto questo scoraggia i giovani dall'avvicinarsi al mondo dell'imprenditoria e quindi da cominciare a creare reddito. Qualche cosa deve cambiare in questo paese, perché altrimenti non ce ne sarà più per nessuno, capisci? Anche perché vedi, quello che stai dicendo tu è molto importante. Sì, c'è l'aspetto penale, civilistico, ma tu hai anche un aspetto psicologico, perché è devastante dal punto di vista personale, psicologico, dover affrontare una montagna così che ti viene incontro e tu sei lì inerme, perché sei inerme di fronte a queste cose qui. E come hai detto tu, l'esempio è molto importante. Se diamo degli esempi positivi, altri giovani intraprendono, fanno impresa, ma si vedono queste situazioni in cui
Poi sì, vieni assolto dopo il tuo intervento, il tuo team interviene, va bene, ma le furche caudine che ha passato con l'imprenditore, dal punto di vista psicologico, l'avvocato ha anche questo aspetto qui, l'avvocato penso, c'hai anche questo aspetto. Sì, assolutamente sì. Io che non riesci mai ad affrancartene realmente, perché poi l'azione del cliente, la responsabilità di prima persona, ancora possa, anche se tu in qualche modo cercare di scindere i due aspetti, questo poi non avviene mai realmente del tutto, anche perché secondo me un certo livello di empatia ci vuole, perché altrimenti rischiamo di far diventare numeri le persone e questo non va bene. Dal punto di vista, come dire, dell'esempio, come dicevi tu, il problema vero è che gli imprenditori, soprattutto i giovani imprenditori oggi, vedono che devono scalare una montagna, costarsene mille difficoltà, nessuno che ti aiuta, un socio di maggioranza che si siede giustamente al tavolo ma si dia titolo, e poi nel momento in cui le cose vanno male non solo ti abbandona, ma persegue in maniera brutale, rischiando di rovinarti la vita e di compromettertela per sempre. Ora, è chiaro che anche i furbi esistono, anche gli imprenditori falliscono per mestiere, e questo può essere perseguiti perché loro fanno con i fallimenti e la sofferenza di altre persone. Però in tutti i miei anni di carriera fino adesso, io ti posso dire che quelli che realmente sono questi, fanno questo, sono un numero davvero esiguo rispetto alla moltitudine dei clienti che ti passano davanti, degli imprenditori che ti passano davanti, ma soprattutto poi chi lo fa realmente per mestiere difficilmente poi si mette nella condizione di essere perseguito tanto facilmente. Per cui la stragrande maggioranza degli imprenditori sono quelli che cercano di portare a casa il pane per sé e per i loro collaboratori, i loro dipendenti. Bisogna... Condivido appieno quello che stai dicendo. Condivido appieno quello che stai dicendo, anche perché sì, se fallisci, la lettera scarlatta che veniva messa una volta nel Medioevo, che indicava la persona che... Se fallisci, cioè questa lettera scarlatta non te la togli più di dosso, non riesci più a ripartire e si brucia tutto il tessuto. Non solo tu impedisci, scoraggi l'imprenditore italiano dal cominciare, quindi le nuove leve, no? Dal cominciare a fare questo lavoro, ma soprattutto disincentivi l'imprenditore estero ad investire nel nostro paese, se non nella misura in cui gli porgi su un piatto d'argento le imprese dissestate italiane che devono svendersi pur di fare una procedura concorsuale ed evitare il fallimento, in modo tale da non rischiare la bancarotta o l'aggancio dei propri patrimoni personali, perché se un'azienda fa un concordato oppure fa una ristrutturazione si svende, però magari evita lo spettro della persecuzione della forca caudina, come dicevi tu. E questo però genera un altro aspetto, tra l'altro io ne parlavo anche nel libro che vedo che hai in mano, genera un altro aspetto pernicioso, perché a questo punto viene l'imprenditore tedesco, l'imprenditore inglese, l'imprenditore cinese e si viene a comprare il made in Italy italiano. Ecco. L'imprenditore italiano che ha la necessità di chiudere per salvarsi e svende il proprio prodotto tipico all'imprenditore tedesco che viene qui con una liquidità diversa, vuol dire che dopo un made in Italy sarà fatto dal signor Gruber o dal signor Smith o dal signor Young, ma non più dagli italiani. Quindi noi saremo depauperati, ma questo è il processo che già sta avvenendo, saremo depauperati in casa nostra. Ah sì. È un meccanismo che non funziona. Hai ricordato bene, perché dietro la tua libreria ci sono due cose. La regia ha già fatto vedere il libro, la ringrazio, il tuo libro che abbiamo qui sul tavolino, ce l'hai anche dietro in libreria, vedo, e si chiama L'Italia conquistata tra false crisi e pandemie, di Danilo Griffo, è in edicola, e paesaggistica. Un libro particolare per quanto riguarda fatti concreti, è molto chiaro, un approccio concreto, molto concreto come è il tuo stile, e poi ne parla veramente bene dal punto di vista della difesa delle imprese, la difesa dal punto di vista dell'imprenditore, per salvaguardare questo patrimonio importantissimo che è l'impresa, l'imprenditoria. Questo è da leggere sicuramente, lo trovate online dappertutto e lo potete ordinare su tutte le piattaforme per vedere la realtà con gli occhi
dello studio dell'avvocato Grifo, ma anche dell'imprenditore, dall'altra parte, che subisce tutto questo e se non ha già uno scudo al suo fianco è molto molto complicato, molto complicato. Quindi complimenti per la tua professionalità in questo libro. Vuoi aggiungere qualcosa sul tuo libro, qualche piccolo spunto? No, che il ricavato poi del libro va interamente in beneficenza agli sfrattati dalle esecuzioni bancarie dell'erario, quindi è un doppio bonus. Chi lo acquista sa che il denaro verrà dato, verrà devoluto a queste situazioni molto complicate, molto che poi devastano poi le famiglie, sia dal punto di vista personale, imprenditoriale, ma anche dal punto di vista psicologico e anche di ripartenza, perché io parlo sempre di ripartenza e qui però c'è uno zaino, è come se vediamo il mondiale di corsa, l'Italia che parte con uno zaino dei 100 metri sulle spalle, mentre gli altri non ce l'hanno. Poi voglio farti i complimenti perché dietro nella tua libreria vedo anche il bellissimo premio del 2019 delle Fonti Awards, in cui lo studio legale vince il premio come studio legale dell'anno in diritto commerciale nel 2019, e vedo dietro di te il premio, eccolo là. Complimenti anche a te. In realtà sono 2019, 2020 e 2019. Sono tre per un motivo, perché sono i vari caspita, anni. Questa non lo so, questa è una surprise anche per me. Complimenti. No, non è che ti danno tre statuette per un solo. Non credo che ti danno. È come dice vincere l'Oscar dal punto di vista della professionalità, dice non te ne danno tre, te ne danno una per ogni anno che partecipi e per ogni sezione. Complimenti a te e al tuo staff. Grazie, molto importante questo aspetto qui, perché è vero, i premi servono anche per rinsaldare la squadra, per far vedere che il lavoro e il sudore che si mettono negli spostamenti, nell'aspetto del risolvere i problemi, perché alla fine si risolvono problemi complicati con il diritto, cercando nei meandri del diritto soluzioni che possano salvare l'impresa. Questo è quello che fai alla fine. Dice, faccio l'avvocato di diritto commerciale, ma cosa diavolo fa lo studio avvocato Grifo? Questo si mette al fianco dell'imprenditore e... Questo è quello che cerchiamo di fare, Maurizio, però è pur vero che a volte per farti ascoltare dalla magistratura bisogna insistere molto, bisogna gridare molto forte, bisogna mettersi nella condizione di poter resistere anche ai colpi. Io più volte sono stato critico anche nei confronti di parte della magistratura, che sembra molto sorda rispetto alle istanze dei cittadini e quindi dei soggetti che stanno dall'altro lato della barricata che divide poteri forti e comuni mortali. Per fortuna tante volte si riesce comunque ad avere un giudizio illuminante, come nei casi di cui parlavamo prima, facendo letteralmente salva l'esistenza di alcuni clienti. Però tu prima parlavi di ripresa, io parlo innanzitutto di dignità. Noi dobbiamo in questo paese cominciare a ragionare in termini di dignità. Non è possibile che un imprenditore che ha lavorato anni, poi a torto o a ragione, con più o meno responsabilità, per carità di Dio, ma la responsabilità non è mai univoca, però dovesse in qualche modo andare in crisi e perdere tutto, si rischia che questo imprenditore venga cacciato di casa senza che lo Stato provveda, cosa che invece noi facciamo per gli indigenti, anche quelli che vengono da fuori i confini del nostro territorio, senza che lo Stato provveda prima a trovare degli alloggi, sebbene di fortuna o sebbene di carità, se li vogliamo chiamare così, ma invece qui si riesce con una leggerezza che mi ricorda il concetto di banalità del male, non so se riferito poi al esatto, si riesce a mettere alla porta un imprenditore magari anziano che ha lavorato una vita e che non ha dove andare, non avrà più un tetto sulla testa perché la banca deve recuperare ad esempio 10.000 euro, 20.000 euro, cioè è quello che la banca magari probabilmente recupererà da quell'esecuzione, perché l'immobile vale tanto a fronte di anche 1 milione di euro. Però l'interesse del creditore, della banca, a recuperare un centesimo della sua creditoria vale più del diritto, evidentemente, ad avere un tetto sulla testa per un imprenditore anziano che comunque ha pagato contributi e ha creato reddito, ha creato posti di lavoro magari per tanti anni e poi è finita male. Ma non credo che questo sia
un atteggiamento dignitoso che il nostro paese possa riservare ai nostri cittadini e ai nostri imprenditori. Se cambierà questo, allora possiamo cominciare a parlare di ripresa, altrimenti, secondo me, non ci sono le basi e la mentalità di base che deve cambiare in questo paese. Allora, manca un minuto alla fine di questa puntata, il tempo vola. Io volevo ringraziare l'amico, se posso dirlo, avvocato Danilo Grifo, Sono per la innovato sua come presenza, per la sua professionalità e per la capacità che ha lo studio di abnegazione. E voglio sottolineare il lato umano anche, perché ci tengo. Sì, le grazie. capacità professionali ci sono, ma il lato umano, conoscendolo personalmente, conoscendo la sua squadra, è molto importante secondo me. Quindi, un tuo sito per piacere, avvocato, dove uno possa scriverti una mail, avere un piccolo aggancio. Ma ci trovano sui social Griff e Partners. Presente su tutti i social come Danilo Grifo dappertutto, il sito si trova facilmente, se volete contattarlo c'è, potete, l'accoglienza c'è, l'ascolto c'è. Io volevo Sì, ma ringraziare per... poi voglio dire, ognuno ha i suoi difensori di fiducia, non c'è bisogno che È vero, ognuno ha i suoi difensori di l'importante fiducia, è vero, ma di mettere in qualcuno squadra un che valore aggiunto come te, lo dico io, non lo dici tu, per me è da una riflessione da fare. È vero, ho i miei professionisti, ma se ho un attaccante in più da mettere in squadra, io me lo gioco. Ringraziamo l'avvocato Danilo Grifo, auguriamogli tanta felicità per il futuro nascituro e alla prossima Grazie. con il tuo... La tua professionalità. Grazie di essere stato con noi Grazie mille, economicamente. Maurizio, buon lavoro. Grazie, buon Complimenti a lavoro a te, tutti. avvocato, buon lavoro a te. Vi ringrazio, una bellissima puntata, un bellissimo special. Ci rivediamo domani alle 8:30 economicamente. Grazie.